Salone del Risparmio 2018, siamo qui con Alberto D'Avegna, Country Head per l'Italia e responsabile sviluppo per il Sud Europa di Allianz Global Investors. Buongiorno dottor D'Avegna, ecco, qui al Salone del Risparmio avete organizzato una conferenza che ha come tema centrale l'intelligenza artificiale. Di cosa parlerete di preciso? Sì, ci arriviamo diciamo per vie traverse, nel senso che il tema principale è l'impatto dell'innovazione tecnologica sulle abilità richieste per una maggioranza di lavori oggi, ma soprattutto guardando in prospettiva. Ovviamente l'intelligenza artificiale ha un impatto molto forte da questo punto di vista, perché è il tema che sta comportando quella che ormai si fa riferimento come disruption, cioè la capacità di modificare integralmente dal profondo sistemi produttivi, sistemi distributivi. Le abilità cambiano. Il punto che noi porteremo alla nostra conferenza insieme a McKinsey è che in realtà, più che guardare con preoccupazione a un potenziale di sostituzione piena della tecnologia rispetto alle abilità tradizionali umane, guardiamo a un'ipotesi di combinazione. È infatti studiato con molta attenzione nel saggio che presentiamo di McKinsey come è vero che alcune abilità umane sono suscettibili di maggior sostituibilità da parte delle macchine. E sono ovviamente abilità meccaniche per lavori molto manuali e ripetitivi. Ma c'è un nucleo di capacità, quelle legate alla sfera del linguaggio, delle capacità cognitive, su cui le macchine sono ancora capaci in modo molto molto basso di sostituire. Per cui il mondo cui puntiamo noi, il mondo del lavoro cui puntiamo noi, vede una piena integrazione di queste due capacità alla ricerca di una performance aumentata. Questa è un po' la nostra vision. Ecco, il Salone del Risparmio è un appuntamento importante anche per fare un po' un check-up allo stato di salute dell'asset management, che ha vissuto momenti di crescita negli anni scorsi, però anche grandi trasformazioni e nuove sfide. Secondo lei un po' quali sono le prospettive dell'industria in questo momento, in Italia soprattutto? L'industria rimane in una situazione estremamente florida. La conferenza inaugurale ieri di Assogestioni, di cui ovviamente facciamo parte, ha mostrato come veniamo fuori da 4 anni di crescita molto molto importante, e siamo convinti che questa crescita non possa arrestarsi. Ci sono stati in passato degli anni in cui, a fronte di crisi importanti, 2008-2011, si è assistito alla fuga dei risparmiatori dal risparmio gestito. La nostra sensazione è che dalla crisi del 2011 a oggi questa crescita continuativa, anche con anni di risultati molto molto importanti, siamo in un'industria davvero in grande forma, abbiano instillato sia nei partner distributivi, quindi unità di private banking delle banche italiane, piuttosto che reti di consulenti finanziari, sia, ci tengo a dirlo, nei risparmiatori finali, l'idea che il risparmio gestito sia la soluzione per avvicinarsi agli investimenti sui mercati in modo professionale, ben diversificato e soprattutto attivo. Con l'avvento della MiFID 2, se possibile, questa sensazione si è ulteriormente radicalizzata, e devo dire che la simbiosi che c'è sempre stata, con cui i produttori dialogano e lavorano con i partner distributivi, è addirittura aumentata. Grazie dottor D'Avegna. Grazie a voi, buona giornata.